Stiamo assistendo all'ingresso di nuovi soggetti all'interno del settore finanziario che fanno leva anche su un modello innovativo di relazione con il cliente. Le banche riusciranno a mantenere un ruolo centrale? Penso di sì e spero di sì. Spero di sì anche perché il sistema ha bisogno di un intermediario fortemente regolamentato e di cui si può garantire la sicurezza, nonostante quello che spesso si dice sulle banche. In effetti io non mi fiderei di un sistema di peer-to-peer lending o di crowdfunding che non fosse gestito da una banca. Credo che le banche, come in passato, manterranno la loro centralità nel supporto al finanziamento dell'economia e anche nella gestione del sistema di pagamenti, perché sono l'unico intermediario che può creare moneta. Le banche come possono affrontare questo processo di disintermediazione? Già negli anni '80 le banche in effetti hanno avuto un momento di disintermediazione. All'epoca era una disintermediazione sulla raccolta e hanno inventato la raccolta indiretta. Ora rimarranno centrali nel sistema dei finanziamenti dell'economia, ma in un modo diverso dal passato, non erogando direttamente credito, ma svolgendo un'attività di supporto alla copertura dei fabbisogni finanziari della clientela, attraverso modalità più articolate del passato, che dovrebbero anche migliorare la sostenibilità finanziaria delle imprese. Quali strumenti hanno a disposizione le banche per migliorare la customer experience? Prima di tutto, secondo il mio punto di vista, devono finalmente decidere che la centralità del cliente è la cosa più importante che devono rispettare. Ma usare in particolare le nuove tecnologie, dalla tecnica blockchain piuttosto che i big data, piuttosto che l'intelligenza artificiale, piuttosto che le nuove modalità di contatto, per migliorare la percezione della qualità del servizio ottenuta dal cliente e non solo per garantire maggiore efficienza interna. Intendo sostanzialmente che attraverso gli sviluppi tecnologici sarà necessario riformulare o rivedere qual è il modello nuovo della filiale bancaria, il suo ruolo nuovo, cercare nuove modalità di contatto con la clientela, interpretare meglio i fabbisogni dei clienti utilizzando la mole di informazioni che è disponibile, cercando di migliorare le competenze del personale, modificando anche gli orientamenti, le capacità che attualmente ci sono ma che non sono forse adeguatamente sfruttate. Da ultimo, senz'altro, modificare il rapporto con le società fintech, non facendo concorrenza a queste attività, ma cercando partnership e collaborazione con queste aziende che sicuramente potranno dare dei contributi interessanti al miglioramento dei servizi della clientela, ma che comunque sempre dovrebbero restare come partner delle banche, non come alternative. In questo scenario in evoluzione, perché è importante partecipare a Dimensione Cliente 2017? Dimensione Cliente è sempre stato un punto di riferimento per chi vuole parlare di marketing, di retail banking, di innovazione nel mondo bancario. Io ho insegnato economia e intermediari finanziari per 42 anni e occupandomi delle relazioni banca-cliente come oggetto di studio, ho sempre trovato in Dimensione Cliente una fonte di ispirazione e degli spunti di riflessione eccezionali. Mi ha consentito di stare al passo con i cambiamenti del mondo finanziario. Direi che ogni anno Dimensione Cliente riesce a raccogliere le esperienze più interessanti e innovative che si stanno profilando nel mondo del retail banking. È un punto di riferimento e di confronto fra persone molto qualificate. Il mondo delle banche è pieno di grandi professionisti nel mondo del marketing che finora purtroppo non hanno mai avuto il posto che meritano all'interno del potere organizzativo delle aziende. Certamente un confronto tra queste persone in questo momento di grande cambiamento è fondamentale, perché è necessario capire come riconfigurare la relazione col cliente, perché il vero rischio che le banche stanno correndo
è quello di essere disintermediati sui rapporti di clientela.